Calzolari ha confessato che la pittura è sempre stato un qualcosa che lui aveva visto come un aspetto intimo. Allora la mia curiosità è: che cosa adesso ha reso possibile questa mostra? In che modo è riuscito a convincerla con il suo... Io seguo Calzolari fin dall'inizio, quando ha cominciato a metà degli anni 60, e ho visto la sua prima mostra finanche, e che lui ha un aspetto lirico che lo ha anche un poco spaesato rispetto al clima impegnato politicamente dell'arte povera, dove c'era sempre l'idea del messaggio e di una forma contro il sistema. Calzolari si è sempre astenuto, ha avuto una libertà che oggi viene premiata proprio attraverso la ricostruzione del suo processo creativo, e direi anche per quello che ho teorizzato in questi anni con la transavanguardia. E dunque c'è, come dire, una sorta di liberazione che permette all'artista di presentare il suo lavoro senza sensi di colpa e allo spettatore di entrare nella sua pittura senza drammi e senza imbarazzi. La pittura di Calzolari non è una pittura rumorosa, ma ha il silenzio del battito delle farfalle. Come da titolo. E i legami che questa mostra a livello di ricerca vuole ricercare anche con la transavanguardia. Sì, ma non solo, ma ci sono poi radici che vengono da lontano, dal mosaico, il senso del colore veneziano, anche c'è la cultura zen. Ecco, è un artista che non drammatizza, che anzi li appacifica, e direi, per concludere, che questa mostra è la dimostrazione che l'arte è la domenica della vita. Perfetto. E come potremmo sintetizzare nella sua preziosa interpretazione critica i legami poi con la transavanguardia di un Calzolari? Sì, questo non, è particolarmente interessante dal mio punto di vista. Non è che io debba rivendicare qualcosa. No. Direi che la transavanguardia ha decongestionato il clima. Decongestionato? Sì. Ha superato l'ideologia del darwinismo linguistico, l'idea evolutiva dell'arte che prevaleva in quei decenni. E quindi in questo senso oggi Calzolari può essere visto limpidamente, non come un pittore dell'intimità. Dell'intimità. Ma è un artista appunto che realizza quello che io chiamo una pittura di attesa. Di attese. Meraviglioso. Che porta il pubblico all'incontro. All'incontro. Senza prevaricazione. La libertà. Grazie. Nel suo intendere la pittura quasi come una preghiera anche, potrebbe in qualche modo forse anche, almeno nella mia percezione, presentarci una sorta di caverna delle idee platoniche in cui ci mette in scena, in atto, un riflesso di quello che noi vediamo della energia degli oggetti, se non l'energia proprio in atto degli oggetti. Quindi è molto sospeso, come tu appunto sottolineavi altamente, tra l'energia proprio della presentazione e una rappresentazione che però non è poi fine a se stessa, ma è come l'aroma di questa energia che arriva. Sì, c'è una... Ecco, la mia domanda era: il museo in questo modo scrive anche una storia di filosofia, quindi è anche un po' il ruolo del museo oggi? Sostanzialmente di ascolto, quindi devi abbassare moltissimo il tono di voce, devi abbassare moltissimo il disturbo, diciamo così, delle cose intorno, concentrarti, fare pulizia e guardare allo spazio e al tempo con una dimensione in divenire. Anche perché al di là di questo divenire, di questa mutevolezza, c'è un'essenza possibile che è un po' la meccanica del cambiamento in sé, un eterno ritorno, un flusso continuo. E in questo senso c'è anche un elemento che questa mostra studia, tra gli altri, che è il rapporto tra dimensione pittorica statica e performatività. Non solo perché ci sono degli elementi performativi in alcune opere dell'artista,
Madre ne espone due, il Mangiafuoco che ho citato prima e la Donna Fiore, ma anche ha creato, come dire, con l'artista una nuova azione performativa proprio dedicata alla pittura, a cui Calzolari ha dato il titolo di Rhapsodie Inepte Capricci, quindi una rhapsodia inetta dedicata al gruppo dei Capricci. Ha deciso di non allestire queste opere degli anni Ottanta tutte a parete in questa quadreria rossa, ma di lasciarne due su un cavalletto mobile, come se fossimo nell'atelier, nello studio dell'artista. E di nuovo un'idea di ascolto del cambiamento, di ascolto dell'evoluzione, di ascolto di uno spazio e di un tempo che passano e si trasformano. In questo senso Achille Politoliva preferisce il termine pittura d'attesa, ma ascolto, diciamo così, è anche possibile. E nel definire questa sua pittura, a cui per tanti anni si è dedicato e che per molti anni non ha mostrato, a cui i musei, gallerie, collezionisti e gli altri artisti non hanno forse dedicato l'attenzione che ora questa mostra chiede, Calzolari parla della pittura come, da un lato, un atto di preghiera, appunto questa concentrazione necessaria, dall'altra come di un amante, perché si inserisce, diciamo così, questo suo discorso all'interno di una pratica artistica appunto così varia, e lo fa con sottigliezza, con leggerezza, la metafora della farfalla. Come riuscire a capirla questa pittura? Non può che essere un amante, cioè qualche cosa che non possiedi e che non ti possiede, ma qualche cosa a cui ritorni, forse anche in questo senso una preghiera, come qualcosa, come dire, che ci permette di rivolgerci a ciò che non sappiamo nemmeno se esiste, forse ci auguriamo che esista. E in questo senso ascolto, attesa, preghiera, amore, sono tutti elementi, come dire, che non possono essere teorizzati, non possono essere scolarizzati, non possono essere movimentizzati. È di fatto questa mostra un'ode all'arte come esercizio individuale, al di là di quello che abbiamo letto sui libri di storia dell'arte, il che è vero per tutti gli artisti. In questo caso noi raccontiamo questa storia individuale tra le tante che avremmo potuto raccontare sull'arte italiana e sulla pittura contemporanea. L'armonia, l'essenzialità di Calzolari, mi viene da dire, sono la stessa armonia della danza, a lei molto cara. Questa mostra che tipo di estetica e di filosofia porta qui nel museo? Tanto siamo orgogliosi che questa mostra sia la prima dedicata all'opera pittorica di Calzolari, la prima retrospettiva pittorica di un grande maestro italiano. Alcune opere non erano mai state esposte, c'è questo grosso senso della materia, ma anche molto movimento e sì, molta performatività. Infatti abbiamo voluto ricreare nel pannello rosso fuoco il fuoco originale del Mangiafuoco che in diretta fa uscire questa lava rossa dalla bocca e che diventa nera, diventa un segno materico. Poi c'è la Donna Fiore sopra, una scultura in movimento performativa che a cicli accompagnerà la visita dello spettatore. Sì, è una mostra particolarissima che segna anche il nostro punto di partenza rispetto alla performatività di ricerca. Uscirà un catalogo che accompagna tutta la mostra e la chiude con una retrospettiva editoriale, ma anche con un'esperienza emotiva. Come ha detto anche Achille Politoliva oggi, parlando dell'opera di Calzolari, di cui è un esperto massimo. Calzolari è un eretico, un erratico, ma anche molto erotico. E quindi questo erotismo, che viene anche sublimato dall'attraversamento del personale, ci lascia tutti molto più ricchi. Grazie.